Quindi, in questo senso, spero, questa è la mia utopia, il mio sogno, che nel futuro, che io spero non lontano ma vicino, l'interazione risonante tra gli esseri umani prenderà il posto dell'interazione fondata sulla forza esterna. Va bene, però l'interazione risonante, adesso torniamo agli individui, l'interazione risonante è un'interazione che prende la globalità dell'individuo, perché l'oscillazione, per essere coerente, deve coinvolgere tutti gli oscillatori, non solo alcuni, ma tutti gli oscillatori. E la vita, in quanto essere vivente, in quanto diciamo attività complessiva, coinvolge la totalità dei nostri oscillatori. Quando noi respiriamo, non è che le nostre cellule, uno respira col suo tempo, un altro con un altro tempo, che ne so, la cellula A inspira mentre la cellula B sta espirando e la cellula C invece si sta grattando la membrana perché c'è altro a cui pensare. No, fanno tutte insieme le stesse cose. Quindi c'è un accordo di fase tra tutte le cellule che noi non abbiamo ancora capito, che però speriamo di capire in un prossimo futuro. Bene, questa attività risonante, che in gergo si chiama coerente, implica che l'intero organismo è connesso in una dinamica di fase, di oscillazione. E questo è quello che possiamo chiamare l'istinto della vita, come dice giustamente Wilhelm Reich, di cui io mi professo seguace, ammiratore, tifoso, fate voi, militante, insomma, quello che volete voi. E questo è Reich. Però, sfortunatamente, come Reich ha imparato a sue spese, voi sapete che Reich purtroppo ha avuto la fortuna e la grandezza di entrare in scontro, pagandone le conseguenze, con tutte e tre i mostri del XX secolo. Nell'accezione corrente, i mostri del XX secolo vengono considerati due, cioè il famigerato nazismo e l'altrettanto famigerato, alcuni dicono stalinismo, altri più generalmente usano la parola comunismo, facendo soffrire il mio cuore perché io sono comunista. Quello è Stalin che ci azzecca col comunismo, anzi Stalin è quello che ha ucciso più comunisti di tutti. Cioè Hitler se li sognava di uccidere tanti comunisti quando ne ha uccisi Stalin. Comunque, in ogni caso, due, no? In effetti c'è anche un terzo mostro che si chiama liberal-democrazia, che però, siccome è il mostro attualmente vigente, non si può parlare male di lui. Ecco, Reich ha avuto la fortuna di combattere con tutte e tre, perché dovette andare via dalla Germania, cacciato via dai nazisti. Mentre scappava dalla Germania, il Partito Comunista Tedesco fu espulso dal Partito Comunista Tedesco e qualificato intellettuale borghese dalla scuola staliniana vigente in Russia, arriva in America, viene messo sotto inchiesta dalla Food and Drug Administration, processato e morto nella prigione federale di Lewisburg. Non so in che stato sta, mi pare la Pennsylvania, non lo so, comunque nella prigione federale di Lewisburg, dove è morto ufficialmente di infarto. Però se voi sapete, con il certificato di morte lo scrive il medico del carcere, può scrivere quello che vuole, può darsi che sia vero che sia morto di infarto, comunque non ci si può mettere la mano sul fuoco. Ecco, quindi Reich ha avuto la fortuna di litigare con tutte e tre i mostri, e quindi questo a me lo rende particolarmente caro, cioè ha litigato con i mostri del passato e anche con quelli del presente, quindi con quelli che poi tra magari 50 anni, 100 anni saranno collocati sull'altare dei mostri a fianco di Hitler, di Stalin, e ci metteremo pure i santi, quelli che oggi sono considerati i santi, di cui non si è vietato parlare male. Benissimo. Allora, in questa situazione, torno al primo, accanto all'interazione coerente e risonante c'è l'interazione attraverso la forza, e quella c'è. E noi non possiamo non averla perché viviamo nell'ambiente da cui ci vengono non solo i canti delle sirene, degli oscillatori del nostro doppio che ci fanno oscillare in fase, per cui noi viviamo le connessioni di cui ci ha parlato Mara, eccetera. Ma ci arrivano anche le collisioni termiche, per esempio nel traffico, pensate un po', poi rallentate un momento, puoi dire togliti da quello che volete. Insomma, ecco, e questo
determina in noi non l'istinto alla vita, ma l'istinto alla sopravvivenza. Cioè, per sopravvivere noi dobbiamo rispondere alla forza con la forza e quindi disturbare la dinamica coerente nostra, perché alcune molecole debbono essere distaccate per contrapporsi alle collisioni che gli arrivano. E questa, direi, è la base della patologia. Il contrasto tra l'istinto alla vita, che è quello che tende a far oscillare in fase tutti i nostri oscillatori, in fase tra di loro, e, come hanno sottolineato i miei due illustri predecessori, in fase con tutti gli oscillatori dell'universo, o almeno della porzione più grande possibile dell'universo, da un lato, e dall'altro lato il fatto che gruppi separati di molecole, ognuno deve fronteggiare un particolare mostro. E quindi questo rompe la coerenza dell'oscillazione totale. Noi dobbiamo fare tutte e due le cose. Allora siamo obbligati a fare un'oscillazione continua tra l'istinto alla vita e l'istinto alla sopravvivenza. E quindi la bravura dei medici è quella di riuscire a farci sopravvivere senza farci cessare di vivere. Probabilmente la medicina convenzionale, che si lega sempre al qui ed ora, si concentra sulla sopravvivenza e quindi è in grado di far sopravvivere dei catorci spaventosi per decenni, magari, li fa sopravvivere ma non vivere, e invece la medicina, che porta vari nomi, non convenzionale, tradizionale, del futuro, del passato, fate voi, che cerca di salvaguardare anche le ragioni della vita.